Benvenuti a una nuova trasmissione del Punto. Cerchiamo di approfondire i temi di attualità politici e amministrativi dell'Umbria, dell'Assemblea legislativa dell'Umbria. Conosciamo gli ospiti di questa puntata: Marco Vinicio Guasticchi del Partito Democratico, Buongiorno. vicepresidente dell'Assemblea legislativa, e il capogruppo del Movimento 5 Stelle, Andrea Liberati. Benvenuti. Partiamo subito dal tema di maggiore attualità, eh, quello della ricostruzione. Eh, innanzitutto della fase attuale della ricostruzione, un vostro commento, e poi parliamo anche del disegno di legge della Giunta eh, che eh, andrà in aula eh, tra qualche ora. Stiamo registrando questa trasmissione eh, a quattro giorni dall'Assemblea legislativa, dalla seduta, dove ritornerà nuovamente questo atto questo disegno di legge eh, regionale per la ricostruzione. Parliamo intanto di questa fase, del vostro commento su, sull'attualità eh, della Valnerina di oggi. Eh, Parto io, sì. Allora, indubbiamente è una fase delicatissima questa perché già di tempo ne è passato molto. Dico ne è passato è con ragioni di logica, nel senso che... Non è una polemica sulla, diciamo, sulle, sui vincoli che la burocrazia è eccessiva, eh, e non solo a livello regionale ovviamente, ha causato no, dei ritardi nella fase di ricostruzione. Oggi noi abbiamo una grossa responsabilità che è quella di cercare di dare quanta più benzina possibile al motore della ripresa, della ricostruzione in quei territori. Anche se oggettivamente bisogna prendere atto che quando c'è un, un, un cataclisma del genere, una situazione d'emergenza del genere, la macchina dei soccorsi è immediata, ma la macchina della burocrazia è pur sempre in agguato, trovando mille cavilli e mille scuse per ritardare tutto. No? L'abbiamo visto nei terremoti anche degli ultimi dieci anni, dall'Aquila a Venirsu. Noi dovremmo avere, prendere un impegno nuovo e questo al di là delle forze, delle rappresentanze politiche, un impegno bipartisan, quello di attaccare in maniera feroce la burocrazia che a livello nazionale, a livello regionale, a livello comunale purtroppo continua a dettare le sue regole. Fino ad arrivare a situazioni paradossali dove mettere una cassetta di legno nel proprio giardino... Eh, do, avendo una cassa terremotata addirittura si rischia di essere denunciati per abusi edilizio. Quando c'è un'emergenza, deve essere emergenza sotto tutti i punti di vista, noi dobbiamo avere un unico obiettivo, far ricostruire prima possibile le case a chi ha avuto i danni dal terremoto. E non a caso la legge sul terremoto che è stata rinviata appunto al prossimo Consiglio è stata rinviata per per l'esigenza di approfondire ulteriormente e di recepire anche i tanti emendamenti che le associazioni di categorie hanno e di prof e professionali ci hanno evidenziato. Cercando quindi di non approvare un documento velocemente per far vedere di essere stati bravi, abbiamo preteso che questo documento venisse ulteriormente arricchito e penso che questo sia un segnale di... di... Liberanti, eh, Guasticchi punta il dito in particolar modo sulla burocrazia di questa ricostruzione, lei? Dunque, partiamo dal fatto che eh, di questo tema interessa a pochi purtroppo. La questione va inquadrata, a mio parere, su un ambito intanto nazionale, perché i decreti che sono stati approvati eh, due anni fa, subito dopo il cataclisma del, dell'agosto e poi dell'ottobre 2016, sono stati decreti che hanno purtroppo connotato in negativo la possibilità di una ricostruzione. Perché dico questo? Perché in questo senso è chiaro che il politico, ancora prima della burocrazia, è il problema. Se le leggi vengono scritte male, se le leggi te le fai scrivere dalle banche, eh, se eh, non vengono ascoltati i professionisti, mi ricordava Marco oh, questo tema, questo problema, cioè la partecipazione eh, dei protagonisti della ricostruzione sarebbe fondamentale a ogni livello, nazionale e regionale. Invece io avverto una distanza siderale eh, rispetto a queste necessità di ascolto e alla fine è certo che domina la burocrazia perché è il politico a consentirlo. E questo è accaduto anche qua e eh, la ricostruzione non c'è, la ricostruzione non è mai effettivamente partita, a meno che fossero gli stessi privati, senza chiedere il contributo dello Stato, a farlo. Ci sono diversi casi, no? Quindi mh, la questione eh, va uh, inquadrata più correttamente sotto il profilo della uh, scarsa cultura e della scarsa sensibilità della politica rispetto anche a temi del genere. Io sono, mh, sono un po' scandalizzato da questo, eh, perché significa che eh, le priorità della politica eh, sono tutt'altro, eh, sono a volte anzi spesso la politica politicante. Eh, Posso anche ricordare con amarezza eh, quanti parlamentari e consiglieri regionali non sono stati purtroppo sul posto, non si sono mai visti, cioè lo sappiamo. Questo significa che tu non hai la percezione minima del problema e quando deciderai da Roma come è avvenuto, eh, accentrando peraltro fortemente sulla capitale, sulla burocrazia della capitale, sui politici della capitale che vivono tutt'altre atmosfere, combinerai i disastri nel disastro. Quindi non se ne viene fuori, perché è proprio una cultura politica che purtroppo ammorba grande parte della classe politica, eh, che è lo specchio della società italiana, una cultura politica eh, che è concentrata su tutta la ah, vita. Riparto da lei, poi ritorno da Guasticchi. Eh, questo disegno di legge della Giunta regionale, parliamo di questo che andrà in aula il prossimo martedì. Eh, una legge regionale per la ricostruzione, ha avuto molti Molti emendamenti, no? molte proposte, molte delle quali tra le altre cose sono state anche accettate. Ecco, co cosa ne pensa? Perché lei poi tra l'altro fa parte anche della seconda commissione. Dunque, eh, io ne penso male purtroppo, ne penso male ma non per una questione di etichetta 5 Stelle PD Forza Italia o quant'altro. Perché eh, un'analisi oggettiva di questo testo dimostra come esso non aiuti minimamente la ricostruzione, ma di fatto la ostacoli. Cioè, eh, eh, purtroppo eh, la buona volontà c'è sicuramente stata da parte eh, degli uffici che hanno cercato di redigere il miglior testo e da parte eh, di pezzi della politica che se ne sono interessati, brani modesti ammettiamolo. Tanto che devo dire, quando io, noi siamo in commissione è tutto un fiorire di cellulari, di disattenzione, di assenze, cioè basta, no? Almeno su questo, no. Allora, si arriva in aula senza aver letto il testo scritto dalla burocrazia, in questo senso, i professionisti eh, e altri soggetti hanno protestato, sono stati ascoltati qua dentro, eh, insomma la Commissione lo ha fatto effettivamente eh, negli ultimi due mesi, il testo era fermo da un anno, che è successo che ovviamente hanno lamentato il fatto che il testo non aiuta, è un testo di oltre 70 articoli in cui c'è dentro di tutto la regione Marche eh, ha fatto una microlegge la regione Lazio neanche ci ha pensato a mettere in campo una legge regionale eh, c'è qualcosa ovviamente di buono come potrebbe essere ad esempio il master plan per la Valnerina allargato a Spoleto però anche qui siamo nell'ambito della legge cornice cioè il master plan lo puoi comunque eh, portare avanti, fare anche attraverso altre mod modalità e misure, eh, senza bisogno necessariamente di. cioè, io un vedo un grande appesantimento generale. Eh, in 30 secondi, poi andiamo a guastichi. Lei presenterà nuove proposte liberate in aula? Noi abbiamo detto di essere eh, pronti a farlo, ma se eh, il testo è strutturalmente eh, poco recettivo rispetto alle istanze appunto degli ordini. Eh, che sono appunto coloro che devono no? ci metteranno le mani, allora, che succede? Presentano 90 tavole, te la faccio breve: 90 tavole per un caminetto, per un comignolo, per eh, una finestra, no? e, poi, e poi accade che arriva la sua l'ente parco, eh, no, no zio, eccetera, una pluralità di interventi di soggetti che entrano a gamba tesa che di hanno di la di loro abitanti, dignità. Sì. Però, cioè, hai eh, capito? La questione è più ampia. questi è condivisibile quello che dice Andrea, parliamoci chiaro, il problema vero è che c'è un tappo a livello governativo, a livello, a livello statale, non governativo. Cioè È inutile che la, la Regione cerca di legiferare in un modo quando poi oltre quel limite non ci puoi andare perché c'è la legge statale che ti vincola a, a, ad adottare certi provvedimenti. È logico, in una fascia d'emergenza, quello che si diceva prima. Questi vincoli andrebbero rallentati notevolmente, cioè i sindaci dovrebbero avere poteri pieni, i sindaci, non è che parliamo di un pinco pallino, un commissario, un sindaco che sta nel territorio si deve rendere conto se per eh, approvare una, diciamo un progetto c'è bisogno di 20 passaggi oppure basta un'autorizzazione direttamente dal comune qui in quella zona particolare dove ci sono mille vincoli, c'è l'ente parco e le, le comunanze agrarie dove ci sono queste e la soprintendenza o cos'altro, per approvare un progetto per i passaggi burocratici ma è quello che si dice prima, ma ci vogliono gli anni e la gente vive nelle baracche di legno rischiando anche di essere denunciati per abuso edilizio allora eh, la regione ha provato a fare una legge Il, certo si poteva far di meglio, questo di meglio si può far sempre. Abbiamo preteso come Consiglio e come maggioranza, soprattutto, che questa legge venisse ulteriormente rivista. Non abbiamo voluto accelerare lo scorso Consiglio regionale per far vedere che siamo bravi. E mi auguro che molte di quelle proposte che sono pervenute, ovviamente in linea con quello che prevede la legge, ma sicuramente non in linea con quello che prevede la burocrazia storica borbonica che a volte ci blocca, possono dare un, un input, ma il problema è vero è tutte queste competenze che, eh, per cui la pratica deve passare al vaio di 5 o 6 strutture, sono una cosa anacronistica, oggi come oggi. Io ho un amico austriaco che ogni volta che lo incontro mi racconta le sue vicende eh, politico-istituzionali e tecniche. In Austria, eh, la progetta, quando tu presenti un disegno di legge, una, una, scusate, un progetto per costruire una casa, un'azienda o qualcos'altro, nell'arco di 15 giorni tu cominci a mettere i mattoni. 15 giorni. Non penso che ci siano pericoli diversi in Austria rispetto all'Italia su ah. questo, quindi quasi rimpiange la la legge del Ricostruzione del 97, insomma, quando ma la regione diciamo era. Sicuramente, ma lì i poteri erano date alla la regione. regione, la regione certo. Ecco, noi vorremmo questo: che si eh, accentrasse meno a livello statale e si delegasse molto di più a livello locale. liberati, eh. sì. è ovvio, perché soltanto riconosce. È una sorta di sussidiarietà anche su questo, no. Chi conosce il territorio, eh, è chiaro, pur nel rispetto ovviamente dei vincoli nazionali, anche relativamente all'edilizia urbanistica, chi conosce meglio il territorio è chi sta lì. E io credo che eh, chi è stato eletto rispetta tutti i requisiti, i parametri. Per... Del resto abbiamo una storia su questo, una storia tutto sommato di qualità ricostruttiva. No? Eh, Penso che potevamo, potremmo, mh, le quattro regioni dovrebbero, ecco, per meglio dire, avanzare istanza al governo per avere quello che è poi eh, direi una, una forma di competenza territoriale che, che rientra benissimo in questo schema. Allora, cambiamo argomento, perché il tempo non è molto, ci sono più soltanto 15 minuti e ci sono ancora due argomenti, poi chiaramente anche quello politico, perché quando. Eh, c'è Guasticchi e c'è Liberati. Diciamo la pagina politica, va comunque affrontata, come facciamo del resto eh, anche nelle eh, altre trasmissioni. Eh, Guasticchi, eh, viabilità, trasporti, infrastrutture. Lei è stato presidente della provincia per diversi anni. Eh, L'assenza oggi delle province no, nella gestione. Eh, infrastrutturale, diciamo degli stessi trasporti, eccetera. Quanto pesa? Qual è il suo pensiero su questo? Lei eh, ritornerebbe alle province? Allora, intanto, io sono Nel, stato l'ultimo diciamo. presidente eh, eletto appunto. dal popolo. Io Beh. lo dico sempre, facendo arrabbiare Beh. i miei colleghi, però è un dato oggettivo: chi viene eletto in un sistema, con un sistema elettorale a suffragio universale ha un potere anche maggiore rispetto a chi viene eletto da 500-600 persone. Certamente l'eliminazione delle province l'ho sempre sostenuto, è, sempre, è stato uno dei più gravi errori del, che si potesse fare nel nostro sistema eh, istituzionale. Tra l'altro è stata fatta un'aberrazione, perché con la legge eh, Salva Italia, il decreto Salva Italia, chiamato così, che in realtà è la fossata di Monti, si è proceduto in maniera subdola ad eliminare le funzioni delle province, mantenendo le province nella Costituzione. Poi, di fatto, le province oggi sono enti di secondo livello, ma anche di, anche di terzo livello, nel senso che poi hanno funzioni limitatissime e, il, e purtroppo sono funzioni costosissime a cui non segue un'adeguata entità di risorse che li metta in grado di poter portare, far evolvere i progetti, per essere più chiari. La provincia di Perugia ha 3.000 km di strade. Io mi ricordo risorse per intervenire su 3.000 km di strade servirebbero sui 60 milioni di euro l'anno, così per le scuole. e A fronte di queste richieste oggi a queste province depotenziate vengono dati qualche, qualche spicciolo, qualche 2-3 milioni di euro, non di più. Quindi diventa un, come si può dire, un, un ente che è costretto a rincorrere e a rischiare molto, perché poi per quello che riguarda le strade, tra le tante cose, è subentrata anche la legge sull'omicidio stradale. Per cui, eh, nel caso in cui le strade non dovessero avere l'adeguata la, la, manutenzione, poi scatta anche questo ennesimo problema per gli amministratori. Quindi province, le province avevano una funzione importante di coordinamento territoriale, sono state tolte con l'idea. Che le regioni potessero svolgere quelle funzioni, o sì, sì. l'unione dei comuni. L'unione dei comuni non, sono, non nascono, le regioni non hanno competenze dirette per fare quel tipo di gestione. Ma la cosa più singolare, del tutto tipicamente italiana, è che il popolo italiano, con il referendum, ha detto che le province devono rimanere, perché oggi c'è. Questo paradosso. Io. Per cui oggi dovrebbero mettere le mani di nuovo sulle province, per adeguarle a quello che è stato il risposto del referendum. Però nessuno ha il coraggio di farlo perché non è popolare. Girati, qual è la sua idea su questo? Il suo commento. Ma intanto sappiamo che si vorrebbe tornare al suffragio universale eh, per le province frattanto, svuotate. Allora. allora, qui siamo dinanzi a, alla questione delle questioni, cioè. Il tema dell'assetto istituzionale nazionale, regionale e naturalmente locale. È evidente come questo assetto italiano e ovviamente poi regionale abbia fatto il suo tempo, nella, posso dire, nell'approccio nell attuale, nella, nel regime attuale. Fino a qualche mese fa si parlava di macro-regioni. Eh, è chiaro che dobbiamo cercare di fare massa per avere una qualche, eh, un qualche peso politico eh, a Roma. Questo è stato sempre stato il problema dell'Umbria, no? Cioè cercare di esserci davvero e quindi anche di essere rispettati e compresi, ascoltati, eccetera, eccetera. È chiaro che c'è un governo nuovo e tutta un'altra vicenda, ma la questione si pone sempre. Um, poi c'è dentro la vicenda... Della regione Umbria, la vexata a questio eh, di due province che eh, hanno un peso a loro volta eh, assurdamente grande e assurdamente piccolo, appunto, Perugia e Terni. Questo genera una valanga di campanilismi e devo dire eh, di altre conseguenze molto penose. Intanto abbiamo eh, la città di Perugia che. Grazie ad amministratori illuminati, intelligenti, in 50 anni di regione è cresciuta con eh, 60.000 abitanti in più. La città di Terni, per dirne una, ma ci sono altre criticità come ad esempio a Spoleto e a Gubbio, la città di Terni è invece eh, cresciuta di appena 15.000 abitanti con una divaricazione gigantesca eh, tra gli uni e gli altri. Questo è, a mio parere, il tema dei temi, cioè l'assetto va rivisto, va rivisto anche eh, l'equilibrio provinciale, eh, vanno, eh, vanno create aggregazioni tali da avere dignità tutti. Ad esempio non si capisce per quale motivo eh, Terni e Spoleto oggi siano divise, quando storicamente, per tanti motivi che sono culturali, ovviamente eh, erano insieme. Questo regionalismo quindi a, a mio parere ha fatto il suo tempo, ha fatto il suo tempo e 50 anni di regione, ormai sono prossimi, ci eh, danno la possibilità di eh, valutare come sia necessario eh, rivedere tutto, a partire da questo, perché c'è una città che nonostante la crisi dell'università e la crisi naturalmente nazionale e internazionale del 2008 continua a. A reggere pur con mille cioè, difficoltà diciamo, Perugia, Trigeni, cioè, mentre l'altra città cioè. non ha prospettive, cioè, questo è un tema grande di pianificazione territoriale per Terni e Narni che non riguarda soltanto Terni cioè. e Narni. Perché se andiamo tra Spoleto e Foligno c'è un problema analogo, eh, che eh, però ha altre, altre sfumature. Che possono essere anche di natura ambientale e sanitaria, la questione ad esempio delle reti fluviali, lasciate, lasciate andare. Abbiamo dei eh, torrenti, dei fiumi neri in quelle zone dell'Umbria, che, che sono caratteristiche, che sono un centro culturale nazionale, che sono siti UNESCO addirittura. Oppure, a Gubbio, allo stesso modo, una realtà eh, che è stata lasciata andare e oggi soffre tantissimo. Quindi, io credo che per il futuro, sia fondamentale tornare a fare almeno una pianificazione territoriale seria. capito. è stato chiaro, diciamo, in due domande le risposte, per cui io rigiro queste sue eh, riflessioni a Marco Vincio Guastichi. Allora, eh, rivedere l'assetto istituzionale, Guasticchi dice Liberati, eh, l'equilibrio provinciale, poi ha parlato anche di ambiente, insomma temi che lei conosce particolarmente bene, eh, che ne pensa? Penso che... Siamo in una fase politica molto evoluta, cioè i temi che Andrea ha evidenziato sono i temi che io non posso che fare i miei. Nel senso che su questo uh, non si può certo dividerci per punto preso. Cioè, il fatto che va rivisto il quadro regionale è alla luce di tutti, cioè, è la palissiano. Il fatto che ci sia uno squilibrio che va recuperato è, è vero. Il fatto che, sono che dobbiamo ritornare pesantemente tutti sui territori per fare una politica ambientale condivisa e coordinata, ecco perché secondo me manca l'ente di coordinamento per tutto questo. Però l'Umbria ha necessità di cambiare. Io lo dico da forza di maggioranza, perché se una persona è ob ob obiettiva, si rende conto che far crescere il proprio territorio significa anche cambiare strategie che magari sono andate bene fino ad oggi, perché io non dico che abbiamo sbagliato, c'è stata poca attenzione, ma dobbiamo, facendo un programma per il futuro, aumentare in maniera molto importante l'attenzione su questi temi, quindi sull'ambiente, sull'equilibrio territoriale, un'attenzione anche a un'economia che in Umbria, nonostante sia una regione piccolissima, ha un'economia dicotomica, divisa. C'è Terni che ha una particolarità storica e attuale di un certo tipo. L'Alto Tevere ha un'altra caratteristica, la zona del, dell'Appennino, altre. Cioè è una regione che di fatto è, è frammentata anche dal punto di vista economico. E allora è necessario che si faccia una previsione di come mettere insieme tutte queste cose, mantenendo le peculiarità e trovando risorse. Oggi possiamo andare avanti dicendo ma così andava bene e domani andrà bene lo stesso. Allora in un minuto e mezzo però è un tema di estrema attualità, quello dell'aeroporto, in questi giorni. Poi volevo lasciarmi i due minuti per chiudere proprio parlando di politica. Quindi vi, vi prego di rimanere nei tempi. Eh, è una infrastruttura importantissima per l'Umbria lo scalo regionale San Francesco d'Assisi e in questi giorni insomma c'è una. Certa come dire, critica da parte anche istituzionale verso la gestione. Lei, lei che dice questo? Io sono, degli, io sono sempre stato dell'idea che l'aeroporto San Francesco andava privatizzato prima possibile. Gli aeroporti devono essere gestiti da professionisti, da aziende che fanno questo. Vediamo Fiumicini è gestito da aeroporti di Roma, non è gestito dalla regione o dalla, o dalla provincia. È così, grandi aeroporti perché l'aeroporto di per sé è un'infrastruttura che ha tutte le caratteristiche per, per essere utilizzata ai massimi livelli. Il problema è che i vettori, e questo va chiarito in maniera definitiva, vogliono milioni di euro o centinaia di migliaia di euro per atterrare, per, per proporsi come, eh, come linee aeree per eh, delle tratte dall'aeroporto. Dal nostro Felice, aeroporto. Quindi assoluta. è inutile parlare, okay. criticare quello o l'altro amministratore. Chiunque fosse in grado di avere risorse importanti da spendere potrebbe avere importanti vettori da utilizzare. Liberanti? Ma allora io direi che l'accompagnamento pubblico è senz'altro necessario. Non ho preconcetti particolari, ma voglio anche dire c'è una questione culturale in Italia molto molto profonda cioè l'Italia sta regredendo perché c'è e si registra la uh, penosa vicenda anche qua delle classi dirigenti talvolta anche industriali private cioè eh, la questione culturale appunto ammorba l'Italia tutta purtroppo quindi questo Capite bene che riguarda anzitutto la politica, no? Perché dice, non dobbiamo dividerci effettivamente eh, in base alle appartenenze, ma guardare al bene comune, certo. Ma eh, dentro di noi dobbiamo cercare anche di trovare un modo per selezionare la classe dirigente, un modo serio, un modo affidabile, perché i cittadini siano degnamente rappresentati. Eh, questo tema è, come posso dire... Eh, è possibile estenderlo anche alla questione dell'aeroporto. Per l'aeroporto sono state selezionate alcune persone evidentemente non all'altezza, questo l'ha fatto il pubblico. Non sappiamo cosa avrebbe fatto il privato, sappiamo però che la questione è molto molto più profonda eh, rispetto a una semplice dicotomia pubblico-privato. Certo è, chiudo, che l'aeroporto di Perugia, l'aeroporto San Francesco, manca di eh, un'integrazione. Eh, logistica fondamentale con la ferrovia. Qui vorrei riaprire e chiudo subito la polemica anche sul fatto che se l'integrazione territoriale tra territori, appunto tra scusate, comunità diverse. Viene meno è anche a causa della regione Umbria che porta il Frecciarossa soltanto a Perugia quando poteva arretrarlo anche ad Assisi, Foligno, Spoleto, Terni. Era facilissimo, non sarebbe costato nulla, avrebbe arricchito... Cioè, quindi, capito, la questione logistica è molto più ampia e quella culturale ne parliamo. Eh, Guasticchi, siamo in chiusura, <coughs> parliamo della manovra del governo, come la vede? Non parlavamo di politica, no, sì, Io, guardi, si da, si da, su da, da, da faccio, un eh, eh, diciamo da dette lavori, perché io sono un funzionario di banca, è una manovra che mi preoccupa molto. Dico la verità: perché mh, quando si parla di provvedimenti così importanti e, si pa e palesemente non ci sono le coperture finanziarie, preoccupato, in molto insomma. preoccupato. Sì. Non liberati non poi parliamo davvero di politica. Ma noi stiamo tentando di mettere al centro la dignità umana. Ieri il ministro Savona lo ha esposto bene alla Camera dei Deputati: quello che è il nostro obiettivo, il nostro comune, insomma di due forze politiche che hanno un largo consenso. Credo che dobbiamo continuare così, naturalmente ascoltando tutti i soggetti che manifestano inquietudini e preoccupazioni, ma sapendo che in cuor nostro stiamo facendo il massimo per l'Italia che non ce la fa. Quasichi, a quale voce, sono molte a dire la verità, del PD oggi lei presta più attenzione? Beh, io sempre, mi sono sempre professato vicino a Matteo Renzi, non è che ho cambiato idea oggi. Ma Grazie a di oggi penso ci abbiamo certezze ulteriori perché Minniti scende in campo, io sicuramente sarò vicino sì, a Minniti. Mi sì, sì, no? Io sarò mm -hmm. della partita insieme a Minniti oltre che essere della partita a livello regionale perché continua ad essere un candidato a fare la, il segretario regionale per il PD dell'Umbria. Qual è la sua critica maggiore verso il partito? Beh, è molto statico. C'è un partito che ha subito soltanto e si è molto concentrato nel cercare di far emergere anime che molte volte non hanno neanche la, 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 le minime eh, garanzie per poter svolgere la funzione a cui si candidano. Di Maio o Fico, liberati? Ma, eh, di Maio è senz'altro la persona che si è sacrificato più di tutti per tentare di portare avanti questa nostra idea. Fico è un buon presidente della Camera. Sta anche avviando relazioni internazionali importanti, credo che sia, siano figure complementari, ma quello che conta naturalmente, però, è, è che ci sia sempre l'ascolto eh, permanente davvero dei cittadini. Perché la politica è sempre in divenire e è fatta di questo. Eh, una critica a questo governo, se c'è, da parte sua? Ma direi che mh, è troppo presto per esprimere eh, critiche. Eh, quello che è importante è che ci sia il rapporto col territorio per chi come noi, i consigli regionali, ma anche per i parlamentari sta sul territorio, credo che loro stiano valutando anche qui il tema dell'assetto, dell'assetto istituzionale che va rivisto, perché altrimenti anche i parlamentari rischiano di rappresentare poco più che se stessi. Bene, eh, siamo arrivati alla fine anche di questa trasmissione, non abbiamo altro tempo. Ringrazio Marco Vincio Guasticchi del Partito Democratico, vicepresidente dell'Assemblea Legislativa e Andrea Liberati, capogruppo del Movimento 5 Stelle. Grazie anche a voi per averci seguito, l'appuntamento alla prossima settimana, arrivederci.